Oggi facciamo questo incontro che è la proclamazione dei vincitori dei trofei di Milano 2021. Ti prego di staccare i microfoni per cortesia, poi vi daremo la linea, altrimenti non riusciamo ad arrivare fino in fondo. Vogliamo ringraziare tutti, iniziando dai protagonisti, arrivando agli insegnanti, passando poi ai dirigenti scolastici, per l'Associazione Italiana Cultura Sport Nazionale. Buongiorno. Io non sento niente. Alza il volume. Dai. Il microfono disattivato, qualcuno glielo dica. Buongiorno, abbiamo avuto dei problemi, però ci siamo. Caiaus. Professor Ascani ha il microfono spento, disattivato. Come si cambia il maledetto nome qua? Ci siamo? Come si cambia il nome? Allora, una cortesia tecnica, voi siete più esperti forse del sottoscritto, però bisogna disattivare i microfoni, altrimenti va in onda tutto. Anche quello che sta parlando adesso ha il microfono attivato, io non so chi sia. Quindi, siccome siamo tanti collegati, dobbiamo cercare di collegare un po' insieme. Come questa cosa va su YouTube, va su Facebook, va dappertutto, cerchiamo di presentarci al mondo esterno in un modo più corretto possibile e veloce. Ho detto i ringraziamenti che stavo facendo prima all'AIX Nazionale, al Credito Sportivo, al CONI della Lombardia, alla FIDAL, agli insegnanti, ai dirigenti, ai ragazzi, ai protagonisti che hanno sfidato questo momento difficile con la prima uscita del mondo scolastico dopo mesi di sospensione dell'attività motoria. Abbiamo lottato, abbiamo fatto un po' di fatica, abbiamo superato anche qualche pregiudizio, alcuni dirigenti avevano qualche problema. Abbiamo, quindi, nel dire grazie, possiamo dire insieme, tutti insieme, abbiamo dato una risposta per soddisfare l'impellente bisogno di attività sportive nella scuola. Ce l'abbiamo fatta a ripartire. Per favore, vogliamo tutti insieme disattivare i microfoni? Grazie. Adesso ne attiviamo uno solo perché abbiamo un ospite che è venuto ad aprire le giornate dell'Arena, che adesso è collegato con noi. Abbiamo collegato il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presidente del Comitato della Lombardia, il dottor Marco Riva, che vediamo di collegarci per portarci il suo veloce saluto. Presidente Marco Riva, c'è? Eccomi, sì, ci sono, ci sono. Ci sono. Benissimo. Grazie professor Ascani e grazie a tutti voi che ci state seguendo. Chiaramente vi porto il mio saluto personale e anche quello di tutto il mondo sportivo lombardo, il mondo del CONI, e va anche a voi il mio ringraziamento per quello che fate. I trofei di Milano hanno costituito un importantissimo, anzi direi fondamentale, momento di ripartenza per il mondo sportivo legato anche alla scuola, ma anche di diffusione di quelli che sono i valori dello sport, quindi con la sua funzione sociale ed educativa verso la strada che ci porterà a Milano Cortina 2026, quindi ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Questo evento costituisce uno dei punti importanti per quanto riguarda questo percorso di avvicinamento per formare le nuove generazioni. Quindi grazie a voi che state seguendo, tutti collegati, e grazie al professor Ascani, a ICS e a tutto il suo staff per averci regalato questi momenti di sport vissuti insieme. Grazie Presidente, grazie Presidente, grazie al Presidente Marco Riva, il CONI, la massima autorità sportiva della nostra regione, la presente, lo ringraziamo per aver venuto all'apertura ed ha voluto essere qui con voi e sta seguendo con noi la proclamazione dei vincitori che tra qualche minuto minimo verrà scoperto. Allora, vogliamo prima spiegare come sono le classifiche. Noi presenteremo le classifiche finali combinate, si chiama combinata perché è maschile e femminile,
per le scuole primarie, maschile e femminile per le secondarie di primo grado. Allora, vi ricordate, c'erano le attività formative e le attività sportive. Le attività formative hanno dato dei punteggi, le attività sportive hanno dato altri punteggi. Le attività formative, che voi vedete in questa slide, erano esattamente i tuoi giochi, dove si dava 10 punti per ogni scheda, disegnano la medaglia, la mascotte, la torcia, la bandiera, i giochi, il tuo campione. L'altro era il tuo sport in un video, 70 punti per ogni video. I tuoi valori, 10 punti per ogni scheda in cui c'era scritta una frase, con uno o più parole per illustrare i valori e lo spirito che caratterizzano lo sport. E poi i tuoi stili di vita, 10 punti per uno slogan per mantenere uno stile di vita sano. Poi c'erano le proiezioni che abbiamo fatto nelle scuole. Salutiamo e ringraziamo tutte le scuole che hanno ospitato le nostre proiezioni. Si dava 250 punti per il maschile, 250 per il femminile, ed erano in realtà momenti di incontro online, proiezioni interattive, sempre a titolo gratuito, come gratuito tutti i trofei di Milano, di video dell'importanza dello sport come investimento sociale, come salute, come strumento di educazione, formazione, eccetera. E poi c'erano le attività sportive dell'arena, e arriviamo ai nostri momenti. Ma a questo punto io devo ringraziare i miei collaboratori che hanno raccolto qualche immagine dal vivo proprio nelle due giornate, il 26 e il 27, all'Arena di Milano. Vediamo di mandare in onda queste cose, vediamo di rivivere insieme quei momenti fantastici all'Arena di Milano. Il bravo presentatore direbbe: ci colleghiamo con l'Arena di Milano. Noi facciamo finta di collegarci con l'Arena di Milano e mandiamo in onda il video, che è quasi pronto. È quasi pronto, è stato selezionato dalle molte immagini che abbiamo mandato su YouTube durante la manifestazione. L'Arena, voi ricordate anche gli ospiti che sono stati nell'Arena. Io vedo in questa slide Filippo Torto, è stato uno dei pedofori della giornata, e adesso vediamo se parte il video. Si fanno cenno che il video sta per partire, perché è stato puntato proprio in questi momenti, è proprio appena pronto. Ecco. Gli accompagnatori a far rispettare le distanze, in particolar modo sugli spalti, distanza minima di un metro e mezzo, e anche nei momenti di ingresso e uscita dall'arena. Vi ricordo sempre che, oggi lo sentirete spesso, la mano. Un applauso, iniziamo ufficialmente i trofei di Milano 2021. Gli organizzatori che vi accompagneranno alla partenza, quindi i cassi finali. Vi ricordo che oggi è il primo. Abbiamo la migliore coordinata delle mani di Ma possibile tenere sempre a parte la tua consigliatina? Per buttare, vediamo cosa. Valentina Mezzagri, Gaia. Grazie.
Sponsor con Geoshai e per presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. Che determinerà il più veloce del Roberto Milano 2021. Ecco, avete visto queste immagini, mentre alle mie spalle continuano a passare le immagini della storia dei trofei di Milano, dal 1964 ad oggi, 3 milioni e mezzo di partecipanti, 58 milioni, e adesso è il momento di massimo silenzio. Adesso chiediamo massimo silenzio, poi potete, quando io avrò letto i risultati, potete accendere tutti i microfoni che ritenete opportuno. Adesso vediamo se la regia riesce a mandarci in onda una slide importante, vale a dire la proclamazione delle classifiche dei trofei di Milano 2021. Vediamo un momento il collegamento. Scuole secondarie di primo grado. Attenzione, classifica finale assoluta combinata per l'assegnazione dei trofei di Milano 2021. Al 13° posto, con 2.285 punti, la Madre Cabrini di Milano. Al 12° posto, con 2.465 punti, l'Istituto Marcelline di Quadronno. All'11° posto, con 2.500 punti, Benedetto Marcello di Milano. Al 10° posto, con 3.170 punti, Istituto di Sottocorno. Al 9° posto, con 3.290 punti, sommando ovviamente le classifiche maschile e femminile, stiamo parlando della combinata, l'Istituto Arbezzala. All'8° posto, con 7.860 punti, Walter Tobagi. Al 7° posto, con 8.235 punti, Capponi di Milano. Al 6° posto, stiamo sempre parlando delle scuole secondarie di primo grado, con 8.560 punti, Maria Consolatrice di San Donato. Al 5° posto, con 8.920 punti, Bonecchi De André di Rò. Al 4° posto, con 9.670 punti, Gandhi Rodari di Milano. Al 3° posto, con 10.585 punti, Leopardi. Al 2° posto e al 1° posto, vediamo che cosa succede, aspettiamo. C'è una differenza di 11.000 punti al secondo e 15.000 al primo. Un attimo di suspense, possiamo vedere la classifica finale. Ecco, Istituto Borsi al primo posto. Sì. Potete fare gli applausi adesso, per 10 secondi vi diamo la possibilità di fare gli applausi. Tutti, noi li applaudiamo tutti perché è stato un la figlia di quello che viene fa. Poi alla fine faremo commenti. La finale assoluta combinata le primarie. Staccare i microfoni. Grazie. Staccare i microfoni. Mi ha fregato qua, secondaria di primo grado. Sembra. Possiamo staccare il microfono, per favore? Allora, scuole primarie. Attenzione, scuole primarie. Signori, attenzione. No, questo non è il primo. Allora, al 9° posto,
con 2220 punti, Madre Cabrini di Milano. Secondaria di primo grado. No, attendiamo. Sono le primarie, queste sono le scuole primarie. Queste sono. È anche scritto. Ottavo, all'ottavo posto con 3280 punti. Istituto Borsi di Milano. Al settimo posto con 5950 punti, Giovanni XXIII di Milano. Invece secondaria. Al sesto posto con 6920 punti, Maria Immacolata. Stiamo parlando della classifica delle scuole primarie. Chiederemo la cortesia di staccare il microfono mentre leggiamo la classifica, poi lo potete riaprire, grazie. Al quinto posto con 7410 punti, la Buon Pastore di Milano. Un attimo che mi dicono che c'è problema tecnico, che ci vogliono anche i problemi tecnici, però io ve l'ho già detto, è la Buon Pastore che ha 7410 punti. Ecco, mi hanno inquadrato, evidentemente c'è un problema. Forse per aumentare lo suspense, immagino, però non sappiamo qual è il problema vero di questa situazione. Allora, forse ci siamo. Ecco, la quinto Buon Pastore con 7410 punti. Poi abbiamo al quarto posto con 10210 punti, Marcelline Tommaseo di Milano. Terzo posto con 22.480 punti, Istituto Regina Carmeli di Milano. Ed ora rimangono due scuole. Una delle due arriva prima, l'altra arriva seconda. Vediamo cosa ci dice la giuria elettronica. Vediamolo insieme. Vincono con 39.470 punti la prima e 24.110 la seconda, la scuola Maria Ausiliatrice prima, Leopardi seconda. Evviva! Allora, guardate che tra 5 minuti dobbiamo chiudere il collegamento, quindi i festeggiamenti proseguiranno mentre io proseguo. Vabbè, non è male, siamo muti, puoi dire quello che vuoi. Siamo muti, puoi dire quello che vuoi. Allora, stacchiamo il microfono ancora che vado avanti. Allora, vi volevo dare il dettaglio delle classifiche. Prima per le secondarie di primo grado e poi per le maschili e poi quelle femminili, così vi rendete conto come sono nati questi punteggi. Quindi vediamo con una slide complessiva, poi ve le metteremo sul sito e ve le invieremo anche alle scuole. Quindi possiamo vedere le secondarie di primo grado, la classifica come nato i punteggi delle maschili. Eccolo, lo vedete, c'è la somma della corsa veloce, della super finale, delle attività formative e delle proiezioni. In questo caso la Borsi è sempre al comando e poi seguono via via tutte le altre. Comunque tra mezz'ora sul sito troverete tutte queste classifiche dettagliate, anche quelle dettagliate della corsa veloce dell'arena con tutti i punteggi e i tempi di ciascuno dei partecipanti delle finali dell'arena, dei trofei di Milano, più sport con i giovani, organizzati dall'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Seconda slide riguarda le secondarie di primo grado femminili. Eccole, l'avete visto? Questo è il quadro sinottico d'insieme di tutte
le scuole finaliste che hanno partecipato a questa manifestazione. Poi abbiamo le scuole primarie maschili. Le scuole primarie maschili, come vedete, la Maria Ausiliatrice con 18.860 punti nell'attività formativa ha preso il largo, e poi la Leopardi subito alle spalle con 14.900 punti. E queste sono le scuole primarie maschili, mentre le scuole primarie femminili, lo vedete voi sullo schermo, Maria Ausiliatrice, Regina Carmeli, Leopardi, eccetera, eccetera. Cosa vogliamo ricordare a questo punto? Le premiazioni delle scuole dei vincitori delle attività formative si terranno il 27 novembre 2021. Noi vi invieremo alle scuole poi tutta la programmazione in occasione del Festival Mondiale, il Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura, della Comunicazione Sportiva che Milano ospiterà a novembre, e quindi in quel contesto ci sarà una giornata dedicata a quelli che noi chiamiamo i ragazzi in gamba, che siete voi, che sono le vostre scuole, i vostri insegnanti, e anche, inviteremo anche le vostre famiglie, questo ce lo auguriamo, non ci siano più limitazioni di sorta. Così come invitiamo a inserire nel POF, come si dice, il piano triennale dell'offerta formativa, questo che i trofei di Milano saranno riproposti per il nuovo anno scolastico. Pertanto, sentiti gli organi collegiali, le attività dei trofei di Milano, comprese le fasi finali dell'arena, eccetera, eccetera, dovrebbero essere inserite. Quindi vi invitiamo sin d'ora a tenerne conto, poi seguirà il regolamento, il programma, che ricalcherà in parte quello di quest'anno, con alcune novità, per esempio una novità è quella dei gemellaggi. Noi avremo un gemellaggio con le scuole del Veneto, con la Camera di Commercio di Treviso, Belluno Dolomiti, la Regione Veneto e la Direzione Scolastica Regionale del Veneto, soprattutto insieme con la Camera di Commercio di Treviso, noi realizzeremo un'iniziativa che sarà gemellata e effettueremo anche degli scambi. Lo stesso discorso vale con le scuole di Roma. Abbiamo legato il collegamento con il gruppo sportivo, con i gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, la società di Filippo Torto e di tanti altri campioni, e insieme studieremo che cosa fare. Evidentemente queste sono le novità. Adesso vediamo qui dalla regia se mi vogliono far vedere un'immagine, possiamo vederla. Ecco, io credo che anche a loro merita un ringraziamento e un applauso. Sono gli organizzatori che si sono battuti fortemente durante i due giorni della finale, e poi tutta la segreteria durante tutto l'anno, da Wanda Romeo, Rosy Ferrari, Alessandro Tarantani, Manuela Mantovani, Antonio Di Gregorio, Enzo Capiello e tutti coloro che hanno lavorato un anno, e tutti insieme ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a portare in porto l'edizione 2021 dei Trofei di Milano. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, e complimenti di cuore a tutti. Se qualcuno vuol parlare, i vincitori adesso possono farlo. I microfoni potete riaprirli. Prima non si poteva. Silenzio. Urlate. Vincita, siamo stati competitivi. Ehi, per un attimo. L'audio aperto. Fermi. Bene, allora non sento, se non ci sono interventi, domande, richieste, informazioni, eccetera. Carla, vai. Prego. Raga. Prego, scuola Borsa, allora, la Colombo. Prof, buongiorno. Allora, volevo ringraziarla prima di tutto, perché io con la mia scuola è il primo anno che partecipiamo e i ragazzi sono tutti entusiasti dell'attività sia formativa che legata sportiva. Zitti! Sia la scuola primaria sia la secondaria, che abbiamo vinto il primo posto, volevamo ringraziarla
e ci vediamo l'anno prossimo. Cercheremo di mantenere la prima posizione anche l'anno prossimo. Dovete applauso alla prof. Colombi! Evviva! Evviva! Dovete difenderla perché mi dicono che la Leopardi sta già organizzando per il prossimo anno. Che era detentrice del titolo, adesso si stanno organizzando, quindi sarà una bella lotta per il prossimo. Noi volevamo ringraziare tutti per la bellissima esperienza. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Una nota di servizio, mi dicono, mi ricordano dal servizio amministrativo di inviare le fotocopie delle fatture del Pullman per il contributo che vi sarà assegnato. Grazie, grazie a tutti, ciao! Salutate, arrivederci. 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 Ciao Carlo! Salutate! Arrivederci, prof! Arrivederci! Arrivederci! Grazie! Arrivederci, prof! Arrivederci, grazie di tutto. Arrivederci. Certo, io sì. Ma i cittadini di Martina, abbiamo capito.